Benvenuti in un nuovo video, benvenuti in un nuovo capitolo del clan boss furioso. Perdonate l'assenza di Urkon, ce l'abbiamo messa veramente tutta eh, per portare il video insieme come al solito, però non abbiamo potuto farlo per colpa del mio computer che ha deciso di abbandonarci. Nel momento del bisogno, pazienza, poi sono riuscito a sistemare, ma comunque il 50%, se non forse di più, del lavoro di cui parleremo oggi è frutto della sua penna e del suo ingegno. Quindi è come se fosse con noi nello spirito e naturalmente lo ringrazio per il buon collaboratore che è. Allora, clan boss, come al solito del resto, è il venerdì. Abbiamo parlato di un sacco di team sgrabi, abbiamo visto il team di Urkon, quindi un team tradizionale con le varie Valkyria, Visir, Razin, campioni, ecco pensati per durare molto. Abbiamo visto il mio team, quindi un team inammazzabile, pensato per fare un sacco di danni nei 50 turni che vi dà a disposizione il boss, però eh, quello che avrete sicuramente capito è che questi team sono un traguardo, sono un obiettivo da raggiungere. È un obiettivo da raggiungere, è anche fatto di tante piccole mete, di tanti piccoli checkpoint che dovremmo per forza attraversare. E tutte le difficoltà del boss sono di fatto questi checkpoint che sono un obiettivo per voi stessi, ma anche per l'intero clan. Quindi, questo è un video per voi che volete cominciare ad alzare la, la sticella contro il boss del clan, ma anche per tutti coloro che vogliono indirizzare i propri elementi. Eh, I propri compagni di squadra nella direzione corretta in modo che tutto il clan possa crescere. Quindi, questo voleva essere, come abbiamo detto eh, nel palinsesto la, la scorsa settimana un video per iniziati. Ma che cosa intendiamo per iniziati? Eh, perché potrebbe essere qualsiasi cosa, potrebbe essere anche una persona che ha iniziato ieri mattina a giocare a raid. Ora, il boss del clan ha diverse difficoltà, partendo dalla facile fino a Ultra incubo, naturalmente. Però Molto probabilmente eh, il boss facile e il boss normale possono essere sconfitti. Insomma, è possibile fargli un danno accettabile semplicemente di forza bruta. Quindi, portandosi dietro i migliori campioni che avete, mettendoli lì a buttare mazzate, e all'ultima cassa, in 3-4 chiavi ci si arriva. La stessa cosa vale anche per Tosto, anche se è già un pochettino più difficile e richiede un minimo, un minimo di strategia a riuscire a fare 11 milioni in quattro chiavi. Però nel momento in cui avete, per esempio, anche solo il buon Kael che mette danni, mette veleni, è particolarmente indicato per un set ruba vita per stare in piedi praticamente da solo e magari avete già un campione come un curatore valido, un farmacista, che ne so, qualcosa del genere... O uno speeder, quindi qualcuno in grado di eh, portare su la velocità di tutti i campioni e fargli prendere più turni, eh, come Katoon per esempio. Già questi due Katoon più Kyle più farmacista vi permettono di arrivare alla cassa guardiano abbastanza agevolmente. Quindi anche per quanto riguarda il tosto vedrete che non sarà particolarmente difficile mettere in piedi un team per quanto sgangherato possa essere per riuscire ad arrivare all'ultima cassa, che è una cassa simpatica, comincia già a darvi qualche scheggia blu, qualche scheggia viola, qualche libro normale, qualche libro eh, epico. Il problema è che queste due cose non le, ved non le vedrete praticamente più mai, forse una al mese, se vi va di lusso, già le blu sono molto molto difficili da tirare fuori vi do una pozioni medie, che vabbè, e i pezzi come potete vedere o sono bassi di stelle, quindi poco utili o sono alti di stelle, ma comuni al massimo, inusuali, insomma, quindi Sarà molto difficile mettere le mani sconfiggendo il boss tosto, anche nella sua massima cassa, su oggetti di particolare valore che possono spingere effettivamente il vostro account. Brutale comincia già a dare cose buone. Cominciate ad avere solo pezzi 5 stelle, partire dai rari, ma già un pezzo 5 stelle raro può fare la differenza. Cominciate ad avere più probabilità di trovare eh, schegge viola e schegge blu, in particolare le schegge blu escono abbastanza di frequente, le pozioni sono già di più, ma cosa molto importante, non ci sono i libri rari. E all'inizio avrete bisogno di un sacco di libri rari, perché dovete fare lo starter, dovete farvi 3-4 campioni, insomma quello che vi serve per iniziare ci sta, però alla fine della fiera vedrete che sono molto molto pochi i campioni rari che vale davvero la pena di sviluppare. E i tomi rari che semplicemente vi danno gli eventi e i tornei con i punteggi più bassi saranno più che sufficienti. Non avete bisogno che il boss vada a rimpinguare queste scorte, che sono già comunque più che sufficienti. Quindi, affrontare una fase che vi dà, dai tomi epici in su, in questo caso tomi epici e basta, è una bella spinta all'account perché se trovate. Un epico avrete la possibilità di dargli i tomi senza per forza dover grindare a bestia nei tornei oppure spendere soldi reali, insomma. Decidere in un momento che è il caso di alzare l'asticella e passare da tosto a brutale è il passo più importante che voi possiate fare in ottica di spingere l'account al massimo del suo potenziale. Qual è il momento in cui vale la pena fare questo? Allora io e il buon Urko abbiamo pensato ad una fotografia, ad una istantanea di un momento di un account, a circa 2-3 mesi di gioco, più o meno, quando magari state farmando le fasi comprese fra la 12, fra la 13, ecco, e la 15 delle roccaforti, magari il ragno un pochino meno verso la fase 10, perché più o meno è sempre per tutti così, Fase 15 potrebbe essere del drago, fase 10 potrebbe essere del ragno, sulle 13 per quanto riguarda gli altri due. Avete già però portato il vostro starter a 60 e magari anche un altro campione che potrebbe essere, se avete seguito i video, non soltanto i miei ma praticamente di tutti, un buon farmacista, che è un campione, non è scontato, ma dalle schegge anche verdi esce, esce abbastanza spesso. Ho visto casi particolarmente sfortunati che hanno trovato farmacista quando ormai non serviva più, però... Si contano veramente sulle dita delle mani di un falegname imbranato, insomma, quindi vi uscirà, vi uscirà, non preoccupatevi. E quello potrebbe essere un buon secondo campione da sviluppare perché aumenta la velocità, aumenta il contatore, cura e cura bene perché lo fa ogni due turni, comunque poi lo recupereremo nel dettaglio. E quindi dovreste già avere il vostro starter e poi un altro campione con queste fattezze, eh, ipoteticamente a livello 60 e con le maestrie fatte. Quindi vi conviene comprare le maestrie per il vostro primo campione? Per lo starter assolutamente sì, potrebbe valere la pena di comprarle anche eh, per il secondo campione, appunto con eh, le gemme, perché le maestrie sono il miglior metodo per spingere al massimo. Un campione soprattutto del boss del clan per fare molti molti danni fin da subito. E proprio ve ne accorgete dalla partita in cui non avevate messo le maestrie a quella in cui l'avete messa che i milioni di danno salgono. A dismisura. Poi siete in grado di farmare la campagna brutale, l'avete completata. Non necessariamente per forza con tre stelle, quindi completamente. Però siete in grado di farmare capitolo 12 fase 3. Magari ci mettete 20 secondi per farlo, però lo fate. Questa è già una garanzia, insomma, magari anche col vostro starter lo buttate là fa tutto lui, ci impiega un po', ma comunque passa. Questo è importante perché avrete bisogno di polli per fare quello che poi vi diremo, insomma. Avrete bisogno di poter mettere le mani su un po' di polli 5 stelle. Per lo stesso motivo potete spingere dal Minotauro. Già semplicemente con un team un po' sbilenco si riesce a fare il livello 15 del Minotauro, non è particolarmente difficile. Ieri sera per scherzo con il buon Urkon ci abbiamo provato, abbiamo messo in campo un team di campioni più o meno validi che si possono utilizzare anche in un team da bosta del clan e provare a buttarlo da minotauro e vedere che cosa succede. Non è scontata la vittoria però si riesce a fare, è un buon inizio. Eh, tutti questi campioni non sono vestiti neanche particolarmente bene perché poi io eh, ovviamente li ho spogliati dei loro pezzi migliori eh, per darli ad altri campioni e sono, sempre, e sono stati costruiti poi con quello che avanzava, quindi capite che non può essere niente di particolarmente super valido. Ma qual è la cosa buona? Che ci impiega un po' di tempo, ci impiega un po' di tempo, però il boss va giù, diventa farmabile tanto quanto... Una roccaforte di livello 20 per un giocatore medio avanzato, insomma, in questo momento è questa la vostra roccaforte più importante perché magari voi avete già fatto le maestrie, avete comprato le maestrie per i due campioni eh, principali, quelli che avete sviluppato per primi, ma tutti gli altri no. E siccome il Minotauro dona le proprie maestrie a caso, dona le proprie pergamene a caso tra i vari campioni eh, che devono avere le loro maestrie fatte, ne consegue che eh, dovrete passare parecchio tempo perché dovrete masterarne tre. Significa arrivare quasi a 950 pergamene rosse per tutti e tre i campioni che restano. Magari qualcuno potrebbe anche aver bisogno di meno, potrebbe accontentarsi di meno. Per carità, non è detto che a tutti servano per forza tutte quante le pergamene eh, per arrivare proprio a completarle completamente. È un bene che sia così, sarebbe comodo, ma dal boss del clan ci sono alcune maestrie che non servono e quindi potete anche magari fare meno di spendere le pergamene per poi magari farmarle una volta dopo, insomma, in un altro momento. Eh, qua tra l'altro mi sono portato dietro la mia cara madre superiore che ho utilizzato tantissimo dal boss del Cran all'inizio quando facevo eh, normale, tosto, ma anche brutale all'inizio l'ho usata per un bel po' perché comunque ha una buona cura, può curare ad aria, può mettere guarigione in continua, insomma fa cose utili, mette scudi, ecco comunque vabbè eh, e non l'ho mai tirata su al massimo, mi ho mai grado perché poi fortunatamente mi sono entrati i campioni migliori di lei. Però comunque gliele stavo facendo. Ecco, vedete, 1 minuto e 52 è eh, abissalmente più grande rispetto ai 27 secondi che ci impiega il team che utilizzo di solito per farmare questa fase. Ma non ha importanza, perché fa parte del processo. Quindi voi sbattete lì il vostro team, sapete che tutti devono fare le maestrie, quindi ci vorrà una vagonata di energia. Tutta l'energia che avete a disposizione la buttate dentro qui e i vostri campioni saliranno pian pianino anche di maestrie e poi farete anche un po' di soldi è vero non sono tanti 7.000 e rotti quello che è però è pur sempre qualcosa eh, che magari vi permetterà di vestire almeno uno di questi campioni una volta che avete finito le maestrie e poi naturalmente state già facendo boss tosto che ribadisco è una cosa abbastanza semplice in realtà già questi due campioni sono in grado di fare un bel po di danno contro il boss tosto gli mettete insieme altri tre che hanno semplicemente lo scopo di campare e il boss tosto è fatto, ma nel momento in cui volete alzare l'asticella e volete passare al boss brutale, entra in gioco la strategia. Ed è qui che vi voglio perché di forza brutta sono tutti bravi a menare le mani, ma la strategia in questo gioco viene fuori dalla conoscenza, dal sapere quello che ci sta facendo e perché. E quindi io e il buon Urkan abbiamo pensato a 5 campioni, 5 campioni che possono tornarvi utili sicuramente contro il boss brutale. Nel passaggio, insomma, tra il boss tosto e il boss brutale. E che tutti voi dovreste avere. Per motivi abbastanza ehm, oggettivi comunque. Ne parleremo subito. Perché voglio fare questo tipo di ragionamento con voi? Perché mi è stato detto molte volte. Sì, belle le guide, però io quel campione non ce l'ho. Questi 5 campioni sono 5 campioni che per qualche motivo potete avere. E quindi iniziamo subito. Il primo sarà per forza di cosa. Lo starter. Se vi siete informati un pochettino prima di iniziare a giocare a Raid saprete che il buon amico Kael è quello più utile semplicemente perché è il più versatile di tutti e quattro. Eh, oltre a fare molto danno con la sua seconda skill che lo rende idoneo e perfettamente competente in arena, avrà la possibilità di mettere veleni con la sua skill primaria, veleni del 2,5, quelli piccoli per carità. Ma comunque va benissimo. Ma soprattutto può mettere fino a 4 veleni con un 50% di probabilità ogni 4 turni con la sua terza skill. Quindi è un avvelenatore potente? No, ma è un avvelenatore valido. Che fin da subito vi farà molti molti danni, grazie al suo attacco a mano, e grazie anche eh, proprio ai veleni. Quindi, se avete scelto Kyle, avete fatto bingo perché è un ottimo campione, particolarmente idoneo per questa fase. La maggior parte dei giocatori anche iniziati lo sa perché magari qualche amico gliel'ha detto: prenditi Kyle perché vedrai che ti troverai bene. Qualcun altro usa Galek, che in questo tipo di team potrebbe anche andare bene, mettere dolci difesa, e ce lo prendiamo va benissimo. Però, per noi oggi il campione eh, che avremo già sviluppato al 60 con le maestrie sarà il buon Kyle. E poi serve qualcuno che cura, che aumenta la velocità, aumenta il contatore e mi riferisco proprio al già citato farmacista. Farmacista è un campione ottimo in tutti i contesti. È il primo vero e proprio game changer che può uscirvi dalle schegge perché vi dà un'aura. Veramente valida nelle roccaforti. Eh, ha la possibilità di curare. È vero a target singolo, però ogni due turni. Ha la possibilità di spingere tutti quanti pompando il loro contatore e aumentando la velocità del 30%. E infine, ultima, ma non per importanza, attacca tre volte. Quindi, contro il Cavaliere Pirico è un grande, ma anche contro lo stesso boss del clan, visto che è idoneo per la maestria stermina giganti. Questo permette al farmacista di fare un sacco di danno, anche se è un campione di tipo assistenza che non fa danni. E un farmacista a livello 60, con tutte le sue maestrie sviluppate, è in grado di fare diversi milioni di danno semplicemente utilizzando la sua skill primaria e attivando quante più volte possibili Stermina Giganti. Davvero un ottimo campione. Qual è il suo ruolo? Naturalmente aumentare la velocità del team, quindi permettere a tutti di fare più cose, ma andare anche a curare quel campione. Vestito comunque in set eh, rubavita, ma che è così fragile è da prendere un po' più sberle rispetto agli altri, e quindi se non ce la fa a curarsi abbastanza con rubavita, in quel caso subentra il farmacista che è abbastanza intelligente da andare a curare chi effettivamente ne ha bisogno, quindi ottimo. E perché diciamo che è facile da trovare? Perché esce dalle schegge verdi, esce molto, molto spesso, come dicevo prima. È uno dei primissimi campioni che tutti sviluppano. Non voglio dire che eh, è più probabile che esca lui rispetto ad altri campioni, perché questo non lo so. però la stragrande maggioranza delle persone ce l'hanno fin dall'inizio. Io l'ho trovato dopo due settimane di gioco più o meno. Ed è stato proprio il momento ideale perché avevo appena completato Kyla 60 e lui è stato l'ottimo innesto da inserire dopo eh, per, come campione, appunto, da sviluppare. E poi, per lo stesso identico motivo,. Eh, di farmacista abbiamo messo dentro la nostra amica Benshi gelata. Benshi gelata è un campione ottimo perché è molto molto facile da costruire, di fatto ha bisogno di tre statistiche che sono la velocità necessaria, una difesa adeguata al livello del boss e tutta la precisione perché entrino i suoi veleni e anche la sua sensibilità benefica. Uh, lei è un campione che ha bisogno di tutti i tomi, naturalmente, soprattutto sulla terza e la prima, che sono di fatto le uniche due skill che utilizzerà. La seconda non la utilizza mai, per fortuna, contro boss e clan. Ma uh, una volta che le avete dato i tomi, lei diventa una macchina da guerra. La possibilità di riempire. Praticamente da sola, se messo nelle condizioni migliori, il boss di veleni, utilizzata così com'è nel team di cui parleremo oggi, non è sufficiente. E proprio per questo la mettiamo insieme ad un altro avvelenatore, ovvero Kyle, un campione. L'intendo che per adesso ci andrà benissimo, ma poi potremo sostituire facilmente con qualcun altro una volta che eh, avremo trovato altri tipi di ruoli, quindi qualcuno che mette protezione alleato, che ne so, qualcuno che tira su difesa, che tira su barricate. Ben sciccelata, quindi particolarmente valida come avvelenatrice. Poi baluardo, ragazzi, sì, e già qualcuno potrebbe storcere il naso perché baluardo che è un campione del vuoto. Per una volta essere un campione del vuoto è una cosa positiva, perché se voi aprite una scheggia blu è molto probabile che vi esca effettivamente un raro, no? Però ci sono ben tre affinità e la stragrande maggioranza dei campioni rari sono di affinità diversa, quindi sono blu, sono, sono verdi, sono rossi, insomma non sono del vuoto, sono molto molto pochi i rari del vuoto. Il fatto è che una scheggia del vuoto ha le stesse probabilità di produrre un raro di quella antica di conseguenza se aprite una scheggia viola tristemente vi uscirà un raro ma andrà a pescare da un mucchio di rari molto ridotto quindi è estremamente probabile che vi esca baluardo eh, dalle schegge viola, prima o poi vi uscirà, così come prima o poi vi uscirà cuore glaciale, secondo me lei potrebbe avere un rate un po' più basso, ma vabbè questo è il mio pensiero Baluardo perché ci torna utile? Intanto fornisce un'aura, un'aura valida, 17% di difesa in più, sembra poco ma può farvi la differenza, potrebbe darvi qui 2-3 turni in più contro il boss che vi permettono di chiudere brutale con tutte le chiavi a di disposizione senza doverne comprare una. Ha la possibilità di mettere un indebolimento piccolo e questa è già una cosa super buona. Significa più danni, significa più danni a mano e significa anche più danni per maestro bellico o Stamina giganti che sia. È solo un 15% in più, ma è comunque non è poco. Poi ha la possibilità di bruciare con un 100% di sicurezza ogni tre turni per due turni. Quindi il boss sarà praticamente sempre bruciato perché. Ha ah, anche un'ottima passiva quando attaccato ha un 30% di probabilità di estendere di un turno la durata di tutti i debuff sull'attaccante. E questa cosa si attiva davvero molto spesso. Vi invito a recuperare il video che ho fatto su di lui eoni fa, che però è ancora valido, <ride> assolutamente ancora valido. Di un periodo in cui lo utilizzavo effettivamente sempre all'interno dei miei team. E questa passiva si attiva molto, molto spesso. Quindi potrebbe rendere perenne questo veloce HP. Potrebbe rendere praticamente perenni tutti i veleni. Eh, di Bensigelata o la sua sensibilità venetica e quindi dare la possibilità di mettere veleni ogni volta che può con la sua skill primaria eh, molto, molto, molto valido davvero. Baluardo, e proprio per il fatto che è un raro del vuoto, per una volta riteniamo che sia un po' più semplice eh, da tirare fuori dalle schegge rispetto ad uno specifico campione di qualsiasi altra affinità. E infine abbiamo messo dentro un campione. Molto particolare, ma che otterrete gratuitamente farmandolo in campagna. Lei si trova nel primo capitolo della campagna. Quindi vi mettete là e bruciate un po' di energia finché non trovate una buona Valery. Campione davvero sottostimato, secondo me, ma è un peccato. Perché introduce una meccanica molto molto simile a quella eh, di campioni super amati del Boss del clan. Come Superstite sabbiato, come la nuova Nidi Cerca Dio, ma anche come lo stesso Crisk. Quindi sto tirando in ballo dei nomi veramente molto importanti. Perché lei ha la possibilità di ridurre di un turno la durata di tutti i debuff su tutti gli alleati, e già questo ci va bene per andare a togliere per dire lo stordimento eh, piuttosto che eventuali debuff fastidiosi, come riduci velocità, riduci attacco, ecco quelli che mette boss del clan, ma soprattutto. Aumenta di un turno la durata di tutti i buff su tutti gli alleati. Siccome questa cosa la può fare ogni tre turni, avrà la possibilità di rendere perenni, se così vogliamo dire, tutti quei buff che gli altri campioni mettono ogni due turni per tre turni, come per esempio l'aumenta velocità di farmacista. Tutto il nostro team, grazie a lei, godrà dell'aumento a velocità di farmacista sempre, sempre attivo su tutti quanti per tutta la battaglia. Anche realizzando dei campioni un po' più lenti del previsto non sarà un problema perché saranno sempre pompati di velocità per tutta la battaglia. Infine, ultimo ma non per importanza, può mettere uno scudo su tutti i campioni. Lo fa di rado, è vero, perché lo mette per due turni ogni cinque turni, però è anche vero che lei estenderà immediatamente dopo questo scudo che è un buff come tutti gli altri, il suo scudo non è enorme, non è enorme, ma contro questi livelli eh, può bastare e la cosa interessante è che Valery è un buon campione nella sua fazione, quindi in futuro, quando dovrete andare ad affrontare le cripte di fazione, Valery sicuramente può stare nel team, perché anche contro il boss finale il suo lo fa e quindi buona, buona. No, non si può dire che Valerie sia un pollaccio, assolutamente no. E siccome è farmabile in campagna, rientra perfettamente all'interno della nostra lista, visto che la sua rarità è praticamente zero. Con questo team in mano, quale sarà il nostro obiettivo? Il nostro obiettivo è raggiungere la fatidica cassa contro il. Boss brutale! Abbiamo detto che ci servono 21 milioni e detta così sembra un numero assurdamente alto ma se ci pensate il gioco vi dà 4 chiavi al giorno. 4 chiavi al giorno significa che voi dovete fare circa 5 milioni a chiave. 5 milioni e mezzo a chiave e siete a posto. Se la matematica non è un'opinione, questi 5 milioni vi vengono fuori anche semplicemente con i veleni di Kyle e di Ben Shigerata. Ma se non dovesse essere così, non preoccupatevi perché entreranno dentro tutti i maestri bellici eh, delle, dei vari campioni e anche gli stamina giganti dello stesso farmacista. Quindi tutto il team collaborerà ad arrivare a questo obiettivo e vi assicuro che è molto più semplice del previsto. Se però... Andate a soddisfare quei piccoli requisiti che servono. E ancora una volta ci torna utile la guida di Ayumi Lobby in proposito. Ora, questi dati che vedete, quindi la velocità del boss, quella ok, è una cosa che va bene. La precisione minima è un valore che va bene. I valori di difesa e di HP sono molto, molto particolari, perché dipendono da che cosa fanno i vostri campioni. Quindi mi sta bene che 3500 di difesa e 42500 HP possano andare bene contro il boss Ultra Incubo. Mi sta bene. Però se per esempio io utilizzo un campione che mette protezione alleato, questo dovrà incassare un sacco di danni, quindi avrà bisogno di più HP. Prendete con le pinze questi valori, ok? Quello che intendo dirvi è proprio questo. Non sono dei valori assoluti, sono solo dei valori consigliati, ecco. Però per quanto riguarda il passaggio da eh, tosto a brutale, vedete che non è poi così impegnativo. Serve un po' di precisione in più, ma 140 è veramente facile da raggiungere nel momento in cui mettete uno standard anche piccolo ai vostri campioni. E vedete che il passaggio di difesa e anche di HP non è altissimo perché il minimo richiesto è 2400 e dovete salire fino a 2700. Non è tanto, insomma, è passare da un pezzo a 4 stelle a 5, anche meno probabilmente. E la stessa cosa dicasi per la vita. Quindi in termini di statistiche. Il gioco, la difficoltà non vi chiede uno sforzo in più, vi chiede soltanto che i vostri campioni lavorino con un senso corale. E infatti, tra i consigli che lo stesso Ayumirov dà a quelli che si approcciano al vostro clan, dice che uno dei tre errori più comuni da fare è un team che è strutturato male in termini di strategia e in termini insomma di quello che i vari campioni devono fare di sinergia appunto i campioni che vi abbiamo proposto oggi hanno una certa sinergia fra di loro perché abbiamo ben due avvelenatori abbiamo un campione abile a pompare la velocità di tutti a aumentare di contatore tutti quanti naturalmente e anche a curare quei pochi elementi che non avranno la possibilità di farlo da soli abbiamo qualcuno in grado di estendere i debuff ma anche di bruciare abbiamo qualcuno infine in grado di estendere i buff e quindi aiutare tutto il team a mantenere questa velocità elevata e nel momento in cui avremo la possibilità di togliere Kyle da questo team per specializzarlo in qualcos'altro come per esempio l'arena ci basterà inserire quello che ci manca quindi un campione in grado di ridurre l'attacco al boss eh, che possa aumentare le difese che possa mettere protezione alleato ce ne sono un sacco insomma Yareg sarebbe una cosa simpatica, ecco per dire, insomma, perché il gioco, comunque, prima o poi qualcosa vi darà dalle schegge. Ok, eh, la sfortuna, dico sempre io in questo gioco, è abbastanza fine a se stessa perché dalle schegge qualche lampo viola vi uscirà, magari non è quello che tutti vorrebbero, però, una cosa molto buona di Raid è che dà parecchie alternative se le sapete cogliere quindi non preoccupatevi. Però, qual è il mio consiglio? Il nostro consiglio, perché ne abbiamo parlato veramente molto con Urcon ieri sera. Questo team deve essere un progetto, quindi non pensate che utilizzando i campioni sopracitati eh, possiate sbatterli dentro al livello 50 per esempio e vedere che cosa fanno. Perché resterete tremendamente delusi. Perché non faranno niente di buono se sono semplicemente al 50. Avete bisogno di 5 campioni, dove ognuno di questi è portato su a livello massimo con tutte le stelle scese con i libri a posto con le maestrie a posto e poi se non potete vestirli super corazzati non importa perché già il buon 90% del lavoro è fatto poi i vestiti li migliorerete mano a mano che farmate insomma e se farmate le fasi anche 15 del drago avete tutto quello che vi serve per poter vestire questi campioni in maniera più che dignitosa e quindi questo richiede comunque impegno 5 campioni a livello 60 sono impegnativi, ma è un'ottima scelta. Cioè, avere come priorità il boss del clan è un'ottima scelta per la spinta dell'account. Perché se voi avete la possibilità ogni giorno di mettere le mani su schegge, di mettere le mani su Tommy, su Gemme, su un sacco di cose utili, poi queste schegge le aprirete ai per due, vi usciranno i campioni e avrete già la possibilità. Di investire su questi campioni perché avrete già i Tommy, per esempio, avrete già altri vestiti, ecco tutte cose pronte all'uso. Uno degli errori più comuni è non dare importanza al boss del clan, non dare importanza all'attività del clan. Vedo molta gente a volte in chat, eh, gli si viene proposto: entra nel clan, fai cose, dicono no, no, io non voglio entrare in nessun clan. Mi dispiace per te ragazzo, ma ti stai perdendo il 90% delle possibilità che offre questo gioco. Tutto questo. Dovrebbe far parte della vostra pianificazione. L'ho detto un sacco di volte. Questo è un gioco strategico in tutte le fasi. Quando combattete, quando costruite i vostri campioni e quando gestite tutto il vostro bastione e anche le vostre priorità. Il boss del clan, arrivati a questo punto del gioco, dovrebbe essere la vostra priorità assoluta. Non è quindi assolutamente un investimento sbagliato tirare su campioni specifici per questa fase particolare. Fatelo e vi assicuro che il vostro account prenderà il volo. È stato così per me, ma è stato così per tutti, perché ci siamo passati tutti quanti da lì. Quindi, davvero, fidatevi eh, semplicemente dell'esperienza diretta, non soltanto di quello che dico io, ma proprio di quella che è stata la mia esperienza personale di Urkon e di tutti i giocatori sicuramente un po' più avanti nel gioco. Che dire raga? Allora questa è un'infarinatura iniziale del concetto, ne avevo già parlato tempo fa, ma in maniera meno specifica, molto molto più generalista. Eh, è ovvio che da qui inizieranno tutta una serie di video dedicate a queste piccole sfumature che bisogna tenere in considerazione per far bene dal boss clan, che vi permetteranno di fare più danni. Di passare a fare brutale con quattro chiavi, a farlo con tre, a farlo con due, a farlo con una soltanto, cominciare a strizzare l'occhio verso Incubo: ecco tutte cose estremamente utili per crescere, ma soprattutto per avere qualcosa da fare all'interno di questo gioco, perché altrimenti potreste trovarvi a sviluppare magari. L'ultimo leggendario che vi è uscito, per fortuna, dalle schegge, ma che in quel momento non vi serve assolutamente a nulla: e lo avrete sviluppato per niente. Magari quei tomi, quei polli, potevate darli ad un campione effettivamente utile per quello specifico momento di gioco. Ok. Ora, raga, il video finisce qui eh, è durato più del previsto. Vabbè, poi ci saranno come sempre i miei soliti taglioni, niente da dire. Eh, Lasciate un commento qui sotto, naturalmente, con tutte le vostre domande. Se ci sono altri campioni che ritenete alla stessa stregua, più o meno facili da trovare. Eh, che potreste inserire all'interno di un team del genere, fatelo qua sotto nei commenti. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, super importante. Mi raccomando, accendete la campanella per avere un bignami gratuito che riassume tutte queste cose. E infine, come dico sempre, siate furiosi, ma rimanete bradipi. <ride>